Nelle puntate precedenti. Dai, vieni, che da un po' che non ci vediamo. Sui numeri 706 e 707, il primo volume cartonato della storia di Paperinik. Qui per me c'è la prima apparizione di quello che può essere definito tranquillamente PK, un pezzo da veri appassionati, che negli Stati Uniti col nome Duck Avengers. Ho preso la Black and White Edition. Molto bella, sono sincero, colorata bene. Un'opera unica, un'opera che fosse soltanto mia. Prima vera apparizione di Super Pippo. Qui c'è la prima apparizione a livello mondiale di Paper Bat. Quindi mi dicevi, non sai nulla di Urasawa? Ok, qualcosa sai, ma vuoi saperne il più possibile? Vita, morte, miracoli, come si dice. Va bene, ma sappi che ti becchi il pippone completo. E dammi un secondo che mi cambio e tiro giù qualche volume. Anche cose che non ho mai mostrato in nessun video, ma che fanno parte della collezione del maestro. Dai, partiamo! A few moments later. Cosa mi attraversa la mente quando penso a Urasawa? Beh, zucchero, cannella ed ogni cosa è bella. Questi sono gli ingredienti scelti per creare le ragazzine perfette. Ma il professor Utonium aggiunse per sbaglio un ulteriore ingrediente alla mistura. Il Chemical X. E così nacquero le super chicche. Di Urasawa nel corso degli anni ho avuto la fortuna di leggere molte interviste, sia online, sia raccolte in volume, come quella fatta da uno dei redattori di Big Comic Spirit, la leggendaria intervista da 12 ore, 38 minuti e 21 secondi. Ho poi approfondito ulteriormente su riviste che parlano specificatamente di lui e delle sue opere. Seguo anche il suo canale YouTube dove parla di manga e a volte racconta anche un po' di se stesso. E ho anche avuto la fortuna di assistere personalmente ad alcune sue interviste. E dopo aver fatte mie tutte queste informazioni, a volte anche ascoltando le stesse identiche domande e le stesse identiche risposte in 3-4 interviste diverse, cosa che rafforza tantissimo il pensiero dell'autore, ma non premia di certo la fantasia di chi lo intervista, è arrivato per me il momento di mettere ordine nei miei pensieri e nella mia collezione, abbinando la vita del maestro ai volumi che ho. Oggi non parleremo delle sue opere principali come fanno tutti. Oggi non parleremo solo di tutte le opere uscite in Italia come farebbero in molti. Oggi non partiremo da Beta, opera di debutto dell'83, come farebbero i veri professionisti e come fa praticamente ogni rivista. Noi faremo di più. Oggi parleremo di tutte le opere che hanno segnato la vita del maestro. La prima storia in ordine cronologico, 1980, opera mai pubblicata se non in una successiva raccolta di opere, a quella che consegnò alla Shogakukan a 21 anni nel 1981. Vera opera prima, consegnata, pensate, ancora prima di dare la tesi universitaria. La vera opera da cui tutto è partito, passando solo allora all'opera con cui ha debuttato, Beta. Proseguendo col suo primo grande successo, passando per l'opera più sofferta, quella dove è stato abbandonato da tutti, casa editrice ed editor compresi, fino ad arrivare a quella che più di tutte voleva fare, e arrivando solo allora alla consacrazione odierna. Ma per capire davvero bene il maestro bisogna fare ancora un passo indietro. Bisogna anche parlare qualche minuto della sua infanzia, delle sue ispirazioni e aspirazioni. Urasawa nasce nel 1960 in pieno boom economico, crescendo poi in quella che sarà l'età d'oro per i manga. Naoki non ha un'infanzia spensierata. I suoi genitori non vivono insieme, la madre lavora tutto il giorno e non ha molto tempo da dedicare a lui o a suo fratello più grande di 4 anni. Il maestro nelle interviste la descrive, cito testualmente, come una donna sempre nervosa che lavorava molto e che non aveva mai tempo per lui.
Racconta addirittura di aver imparato a camminare come un ninja per non infastidire gli adulti con i rumori e di aver imparato a cucire per occuparsi da solo di quelle piccole faccende che gli davano alle scuole elementari. Insomma, preferiva fare da solo per paura di disturbare la propria madre. Ma perché lui ci racconta questo? Perché io vi racconto questo aneddoto che a tutti gli effetti sembra un po' triste. Perché successivamente ci permetterà di capire una cosa chiave dei personaggi di Urasawa. Dei personaggi femminili di Urasawa. La madre era una donna sola che badava a lui e al fratello lavorando molto. Era una donna dal forte polso. Ed eccoci qua, una donna forte e di polso. Guarda caso come i personaggi femminili del maestro. Miyuki, Nina, Yawara, Asa. Ma andiamo ancora di più nel dettaglio. Una donna sola che bada dei bambini e che fa di tutto per farli crescere, combattendo contro tutti e tutto. Vi ricorda nulla? La madre quindi una donna forte, a volte forse troppo, che però un giorno non riesce più a gestire tutto da sola e che quindi un giorno tornerà dal padre di Naoki nella casa dei nonni paterni. Ci siamo, gli ingranaggi del destino hanno cominciato a muoversi. La scelta non poteva essere migliore per la vita del nostro Naoki. Non poteva essere migliore. Il piccolo Naoki non farà l'asilo, ma vivrà con i nonni e a 5 anni si imbatterà in una storia che ricorderà per sempre. Naoki si imbatte in un'opera di un certo Osamu Tezuka. La storia si chiamava Il più grande robot del mondo e lo stesso anno il padre gli farà dono del volume che gli cambia la vita e che forse farà sbocciare il mangaka dentro di lui. Gli regalerà Kimba, il leone bianco. Nulla sarà più come prima. Comincerà a disegnare sul retro bianco dei volantini pubblicitari, seguirà in TV l'anime di Astro Boy e continuerà a disegnare sempre di più. Disegnando riusciva a percepire sfumature degli anime che gli altri non coglievano. E coglieva quelle sfumature proprio perché disegnava subito ciò che vedeva. A 7 anni in seconda elementare avremo la prima testimonianza cartacea di una sua storia. Antiche montagne. A 9 anni disegna Il potere della palla, ispirato a Tommy la stella dei Giants. A 11 anni Il pranzo di Dracula, ispirato alle opere di Shinji Nagashima, assistente di, indovinate, Tezuka. Finite le elementari accosterà la sua passione per i kaiju, mostri che si ispirano ad animali preistorici, nata dalla fantasia dei giapponesi nel secondo dopoguerra, passione che è nata in lui, ed è giusto ricordarlo, per un collegamento futuro grazie a Ultra Q, che in sostanza non è altro che il predecessore di quello che oggi noi conosciamo come Ultraman. Ultra Q non era nient'altro che una versione più adulta di Ultraman, che indovinate, combatteva proprio con i kaiju. Kaiju e Ultra Q, quindi, grandi passioni del maestro. Passioni talmente forti che cercherà di inserire nelle sue opere più e più volte. Ma questo lo vedremo dopo. Dicevo, insieme alla passione per i kaiju in questo periodo della sua vita si affiancherà quella per i film. I preferiti saranno quelli francesi, cosa da non sottovalutare visto il taglio registico che prenderanno molte delle sue opere. E così arriviamo alle medie. In prima media, su consiglio del fratello, leggerà alcuni volumi della collana La Fenice. Il libro dell'alba, il libro del futuro e il libro del mito. Li lesse tutti d'un fiato. Dichiarerà in una futura intervista, quel giorno mi cambiò la vita. Fu incredibile scoprire che un uomo con una semplice penna fosse in grado di suscitare simili emozioni. Da quel giorno cominciò a disegnare imitando lo stile di Tezuka. A 13 anni disegnerà storie bizzarre allo Stadio Koshien, ispirato a Shinji Mizushira. A 14 anni La poesia del ladro, ispirato a Tezuka. In quel periodo, l'adolescenza, Naoki si avvicina ad altri interessi, come l'atletica o la musica. In particolare comincia a provare una certa simpatia per Bob Dylan, passione per la musica che lo porterà a imparare a suonare la chitarra, strumento che diverrà la sua più grande passione insieme ai fumetti. Comincerà addirittura a suonare in una band. Non abbandonerà mai comunque completamente il disegno, neanche dopo il diploma, neanche durante l'università di economia. Però forse qui abbiamo la fase della sua vita dove se ne allontana di più. Qui sembra quasi iniziare a disinteressarsi dei manga. Per sua stessa missione non si divertiva più, né a leggerli, né a disegnarli. Aia! E ora? E ora serve una fiamma, qualcosa di così potente che faccia riaccendere in lui la passione, qualcosa di così potente che lo induca a ricominciare a disegnare. Questa scintilla prenderà il nome di Fireball, una raccolta di 12 storie brevi, disegnate da Otomo intorno agli anni 80. Le storie usciranno sulla rivista Pafu. Qui avremo un Otomo di 24 anni ancora acerbo, che sta testando se stesso, sperimentando. Fireball stesso è l'11ª storia di questa raccolta e a tutti gli effetti è proprio una prima bozza di quello che poi diventerà Akira. Ed è proprio questo sperimentare, questa visione diversa del manga dal solito che farà rinnamorare un Urasawa disilluso. A 20 anni, nel 1980, Naoki disegnerà Magia, una storia di 25 pagine tratta dall'omonimo romanzo Magia di Akutagawa. La storia parla di un gentiluomo che va da un mago indiano per apprendere la magia, ma per farlo dovrà liberarsi dei suoi desideri. Ne sarà capace?
ne sarà degno? Successivamente riproposto in Naoki Urasawa, Gli esordi. La voglia di disegnare era tornata, non si fermerà, pensate, neanche mentre sta scrivendo la sua tesi. Voleva disegnare un manga di cui andare fiero. Nel 1981 Urasawa presenterà alla casa editrice Shogakukan il suo primo lavoro concepito appositamente per essere presentato ad una casa editrice. Urasawa consegnerà una storia di 29 pagine. Urasawa presenterà Return. Il suo manga verrà visionato dagli editor, ma ritenuto troppo stravagante per la Shogakukan, che al tempo era una delle case editrici più commerciali in circolazione. Fu quindi respinto. Ma il dio dei manga, da lassù, aveva altri piani per lui. Aveva altri piani per noi. Un altro editor nella stanza, il vice direttore del tempo, Hayashi, lo notò e gli consigliò di portare il suo lavoro a Spirit. Gli ingranaggi del destino avevano cominciato a girare e da lì non si sarebbero più fermati. Return raccontava la storia di un mondo post-guerra combattuto coi robot. Il protagonista era lui stesso una vittima di quella guerra. Passa qualche giorno, nulla, nessuna notizia. Fino a quando squilla il telefono. Naoki, porta le tavole, parteciperai al concorso per i giovani esordienti. Naoki però non partecipò solo al concorso, Naoki lo vinse. Return, prima opera con cui partecipò a un concorso, vinse subito nel 1981 il premio per fumettisti esordienti. Vinse. Ma come succede solo ai più grandi, più che il tempo di festeggiare dopo una vittoria, arriva il tempo di una scelta. Nell'82 si laurea in economia e gli viene offerto un lavoro. In una società di giocattoli, reparto design. Naoki si chiude in camera per pensare, mette su un disco di quelli che tanto gli piacciono. E ci pensa. Decisione che per sua stessa missione durerà il lato di un disco. 30 minuti. Si alza, va dal padre, ma non a chiedergli il permesso, ma a comunicargli che si sarebbe preso un anno per provare la via dei manga e che nel caso avesse fallito, cito, si sarebbe trovato un lavoro normale. Il padre risponderà letteralmente quattro parole, fa come ti pare. Naoki per l'intera durata del 1982 preparerà moltissime bozze, ma nessuna convincerà. Il 1982 sarà un anno intero di fallimenti. Tra i lavori dell'82 che non convincono troviamo anche Street Corner Gangs, opera di 23 pagine, che raccontava la storia di un chitarrista a cui si è sciolta la band e che entrerà a far parte di un nuovo gruppo di musicisti, non proprio fenomenali, ma dal grande entusiasmo. Siamo vicinissimi a riporre il pennino nel cassetto per sempre, quando avverrà l'incontro della vita. Una persona che per le opere che leggeremo negli anni successivi è forse tanto importante quanto Naoki stesso. L'uomo a cui dobbiamo l'Urasawa di oggi incontrerà il signor Nagasaki. Nagasaki al tempo si occupava delle storie brevi presenti su Golgo 13 ed è proprio grazie a Nagasaki che debutterà. Urasawa colloquia con lui dirà «Ce l'ho! Facciamo una storia in cui un ragazzo si sveglia e scopre di essere Ultraman e che però dopo 3 minuti muore». Per ovvi motivi di copyright, Nagasaki dovette spiegargli che non si poteva fare e che andava modificata un po'. Nell'83 così nacque Beta, un'opera di 8 pagine, dove il protagonista si sveglia con la banda da censura per gli occhi e quindi nella storia tutti lo tratteranno da criminale. Alla fine i medici gli asporteranno la parte, ma indovinate dove gli ritorna? Ok signori, siamo partiti, abbiamo debuttato, ce l'abbiamo fatta. Nell'83 Naoki pubblicherà 7 storie. La prima è Beta, di cui abbiamo appena parlato, mentre le altre saranno Survival Lovers, 8 pagine, in cui una coppia macchina sta per cadere nel burrone e si mette a litigare su chi debba salvarsi per primo. Copione, 8 pagine. Un duo di ladri prima della rapina ripassa un copione. Cose semplici tipo mani in alto, questa è una rapina, ma uno dei due non è molto portato per la recitazione. Andranno avanti a provare così tanto che faranno tardi e faranno chiudere la banca. Gli affamati nella notte, 10 pagine, un gruppo di 3 eroi, un piano studiato nei minimi dettagli, uomini anche pronti a sacrificarsi per la causa. Tutto questo per mangiare un ramen. È la storia di 3 uomini che vogliono scappare dall'ospedale per mangiarsi un ramen e non farsi beccare dalle infermiere. L'impiegato corre, 10 pagine, in cui un impiegato dovrà raggiungere il lavoro in 10 minuti. Per consegnare i documenti o verrà licenziato. Prova a prendere un taxi, ma con la coda che c'è sarà impossibile arrivare in tempo. Nascerà quindi un battibecco col tassista che sfocerà in una gara che arriva a prima destinazione, senza più minimamente pensare ai documenti da consegnare. Crash Dance, 23 pagine. 2 rapinatori fuggono dalla polizia abbandonando l'auto. Correndo trovano un salaryman che dorme nella sua vettura. Lo costringeranno con la forza a fargli da autista. Inizialmente reticente, l'impiegato poi ci prende gusto, diventando l'eroe della fuga. Ci prenderà talmente gusto che in futuro sarà lui a fare una rapina e usare i 2 vecchi ladri come autisti.
Rush Life, 29 pagine. La storia di una palestra di box, di quelle tanto messe male dal punto di vista della struttura, quanto piena di passione al suo interno. Una palestra in cui il suo proprietario, nonché istruttore, pur di tenerla aperta fa altri lavori, come le pulizie o il cameriere la sera. Un ex campione che vorrebbe vedere premiati i suoi sforzi con l'arrivo di un nuovo campione da allenare. E quel campione arriva, ma il destino lo metterà di nuovo alla prova. E lui dimostrerà una volta di più il suo valore. In una parola, passione. Nell'83 quindi Naoki pubblicherà 7 storie con 96 pagine totali. Ma perché è importante sottolinearlo? Perché era l'anno d'esordio e quindi per vedere la crescita con l'anno successivo. Anno che lo porterà a diventare un vero mangaka. Nell'84 Naoki sfornerà sempre 7 racconti, ma di cui 2 avranno una seconda parte, quindi tecnicamente 9. Ma il vero cambiamento lo avremo nel numero di pagine. Naoki comincerà a disegnare storie più lunghe. Passiamo da storielle di 8 pagine a storie di 20. Passiamo dalle 96 pagine dell'anno prima a 171, quasi il doppio. Migliora il ritmo di produzione, si allena per fare sul serio. E nell'84 uscirà l'opera che darà una svolta alla sua carriera. Addio Mr. Bunny, 19 pagine. Naoki racconterà in più interviste che non è stata una sceneggiatura scritta a tavolino. Anzi, non sa nemmeno lui come gli è venuto in mente. Dichiarerà, le labbra hanno cominciato a muoversi da sole. Ma cos'è successo? Naoki doveva consegnare una storia, tempo di consegna per l'idea, una settimana. Comincia a pensarci, niente. Va al parco, niente. I giorni passano, la scadenza si avvicina, niente. Arriva il giorno dell'appuntamento e andrà all'incontro senza idee. Il tragitto è stato per lui, cito testualmente, come la camminata per andare al patibolo. Pensava che la sua carriera fosse finita. Naoki non ha idee. Arriva all'incontro con l'editor e la bocca comincia a muoversi da sola. Escono parole come un rapinatore travestito da coniglio che regala palloncini durante una rapina. Potente, potente, potente è stata la prima parola che ho pronunciato dopo averlo letto. Potente l'opera come potente è la storia che ha portato alla sua nascita. La storia parlerà di un ricercato che per nascondersi e lavorare distribuisce palloncini ai bambini nascosto dentro un costume gigante da coniglio. Cosa darà il via alla storia? Che altri criminali inseguiti dalla polizia si barricheranno proprio dove lavora lui, prendendo in ostaggio proprio le mamme dei bambini a cui dava i palloncini fino a poco prima. Inutile dire che il nostro protagonista, essendo un criminale professionista, risolverà la situazione contro dei furfanti alle prime armi. Il finale però non ve lo svelo, dico solo commovente. Vi faccio riflettere anche su un'altra cosa. Cosa notate in questa storia? Io noto per la prima volta il tema del travestimento, tema che ritroveremo con Kenji di 20th Century Boys e con Oswald di Billy Bat. Sempre nell'84 NASA, che si dividerà in part 1 e part 2, per un totale di 42 pagine, 21 e 21. È la storia di un uomo con un sogno, volare nello spazio, che dopo aver letto un libro di un ricercatore decide di costruirsi un razzo per volare nello spazio. Convincerà il ricercatore stesso ad aiutarlo e si procurerà il motore. Ma riuscirà davvero a fare il lancio? Dopo Scuola Collection, 21 pagine. Un nonno che non riesce più ad alzarsi dal letto. Un ultimo sogno, raccogliere quei funghi nel bosco che ha curato per anni. Una famiglia imborghesita che non ha la minima intenzione di andare a raccoglierli. Eccezione fatta per il nipote, o così sembra. Nipote che convincerà sia i suoi insegnanti sia i suoi parenti nella cosa. Finale, a sorpresa. Old Western Mama, 18 pagine. La storia parte in una tanto giovane quanto spoglia e desolata America, dove una coppia si costruisce una casa nel grande ovest. Ambientazione far west tipica, rocce, cactus, coyote. E proprio uno di questi coyote ucciderà l'uomo della coppia. La donna che era incinta rimarrà da sola con figlio e casa, ultimo ricordo del marito. Nel corso degli anni la zona diventerà prima un paese, poi una città. Arriveranno offerte per vendere la casa in modo da costruire un centro urbano, ma la donna si rifiuterà sempre. Ma il tempo passa e la donna arriverà ad avere 108 anni, momento nel quale figlio e nipoti andranno da lei per obbligarla a vendere in modo da far su l'eredità. Come finisce? Questo non ve lo svelo. Il detective dell'epoca Taisho, 22 pagine. Anni 60, una giovane investigatrice viene chiesto di ritrovare la figlia scomparsa di una ricca famiglia. Dovrebbe essere una fuga d'amore, ma ben presto si scoprirà esserci di più. Oppio, governo, contrabbando, un gruppo cinese. Cosa sta accadendo davvero? Mighty Boy, diviso in due parti scollegate, 41 pagine totali. Nella prima storia avremo un attore alle prime armi nei panni di una sorta di Power Rangers, che nella vita di tutti i giorni viene mollato dalla ragazza, perché lo ritiene un lavoro poco serio, ma che poi forse... Nella seconda viene ingaggiato per una mini parte, senza primi piani, dove deve fare l'assassino. Ma scoprirà degli intrallazzi, o meglio, dei comportamenti tra gli attori che non gli piacciono tanto. E qualcuno si meriterà una lezione. Children, Children, 8 pagine di pura poesia. Si parte con un telefono che suona. Ho rapito suo figlio. Quale? Parte l'appello. In casa ne ha 16. Ed è così che parte la storia di 8 pagine più divertente che io abbia mai letto.
Naoki non solo aumenterà il ritmo di produzione, ma apprende il mestiere facendo per un breve periodo l'assistente di Toshio Nobe, quindi entra proprio nel circuito manga a tutti gli effetti. Arriva quindi l'85 e Naoki lavora per Bipal e arriva anche la richiesta per la prima lunga pubblicazione a puntate. Perché vi ricordo che fino ad ora eravamo arrivati al massimo a raggiungere 2 capitoli. Ecco, Pineapple era nato con l'idea di essere una storia di 3 capitoli. Ma come succede spesso, se ti si presenta un'opportunità devi essere bravo a coglierla. Si creò uno spazio editoriale nella rivista. Un modo elegante per dire che successe qualcosa a qualche mangaka. E quindi avevano delle pagine da riempire nella rivista. È così che nacque la prima lunga pubblicazione a puntate. Nell'85 Naoki Urasawa comincerà Pineapple Army. E indovinate con che editor lo farà? Ma Nagasaki. Voi non sapete quanto Nagasaki è stato importante per Urasawa. Nei periodi senza di lui, Urasawa dichiara proprio in ogni intervista: senza il suo supporto mi trovavo in difficoltà. Per la creazione di Pineapple, Nagasaki gli propone di fare qualcosa di rozzo. Un manga rozzo studiato. Rozzo non vuol dire brutto. I due volevano una cosa sullo stile di Golgo e si inventano la storia di un ex militare che, dopo aver combattuto ovunque per il mondo, diventa un consulente, maestro di difesa militare, se vogliamo. Il personaggio che avevano in mente era un po' quello di un mercenario disilluso dalla vita, ma che sotto sotto ha un cuore. Verrà pubblicato su Big Comic Original a partire dal volume 4. Ma Pineapple Army avrà un altro record. Oltre a essere la prima lunga pubblicazione a puntate di Naoki, ci avete mai fatto caso, la copertina del volume 1 giapponese ha una fotografia al posto di un disegno. Cosa mai successa fino a quel momento. Con una pistola, poi. Altre curiosità? Beh, ce ne sono infinite. La più interessante è la scelta del nome. Le prime idee per l'opera furono Materno Blues o Granata Lock. Però poi successivamente hanno pensato, la forma della granata, a cosa somiglia? A un ananas. Pineapple. Pineapple Army. Boh, ce l'abbiamo. Ok, arriviamo all'86. Urasawa scriverà ancora una storia breve di 43 pagine, dal titolo Shinjuku Lullaby. Una storia complessa, delicata, sicuramente la più complessa e delicata tra quelle scritte dal maestro fino ad ora. Narra la storia di una ragazza sola, che si cimenta in molte avventure da una notte via, a volte anche con più uomini a tempo. Una ragazza molto chiusa in se stessa, anche bugiarda con chi le vuole bene davvero. Tutto questo per affrontare il tema delle Karayuki-san, donne che dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale si spostavano dalle zone di campagna o in alcuni casi venivano proprio rapite per darsi alla prostituzione, e proprio la nonna della nostra protagonista era una di queste. Una delle poche che, pur affrontando quella vita, era sopravvissuta e tornata a casa ricca con i soldi ottenuti dal suo lavoro. Tornata a casa viva e ricca, ma odiata e disprezzata sia dalla comunità sia dalla famiglia stessa. Una profonda riflessione sul mondo di ieri e il mondo di oggi, che si concluderà con un'ultima pagina dal forte impatto. Vi dico solo, io sono fatta così, quindi non mi sono mai innamorata sul serio. Nell'86 Naoki sarà pronto ad affrontare una nuova avventura. Sta pensando a qualcosa ambientato in un ospedale, ma non è ancora il momento, l'idea resta in cantiere. Siamo nell'86, in Giappone vanno alla grande i manga d'amore. Quelli di sport come il baseball sono sempre tra i più venduti. Urasawa lancerà Yawara, un manga che intreccia amore e judo. Adachi approved. Yawara è il suo primo vero successo. È qui che comincerà a essere considerato un autore mainstream, termine che tra l'altro lui odia. Quando parlo di Yawara, tutti mi dicono «Ah!». Il suo primo capolavoro è diventato famoso con quello. È diventato subito un pilastro della sua rivista. Ecco, si tratta di un classico esempio dell'effetto Mandela. Un falso ricordo collettivo, una leggenda che diventa mito. Pensate ad esempio a Mandela, da cui questo effetto prende il nome. Morto in prigione e ingiustamente condannato. È un falso ricordo, Nelson è morto libero nel 2013. Biancaneve che pronuncia le famose parole. Vecchio specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Non è la frase corretta. Quella del film è specchio, servo delle mie brame. Poi ce ne sono molte altre. Pensate un secondo all'omino del Monopoli. Fatto? Ecco, l'originale non ha il monocolo. Potrei dirvi quella della coda di Pikachu. Quella originale è tutta gialla. O quella che mi ha sconvolto di più. Trilli, che nei vecchi film Disney passava e scriveva la scritta Disney. È un falso ricordo. Ultima, promesso. Luke, io sono tuo padre. Non è la frase originale. La frase originale è No, io sono tuo padre. Tutto questo per dirvi che, sì, era partito bene Yawara. Era apprezzato, ma era lontanissimo da essere un pilastro della rivista. Ogni trascrizione o intervista riportava. Ha avuto un enorme successo commerciale, forse ancora di più di quanto avesse immaginato, ciononostante non è mai stato in vetta alle classifiche dei manga più apprezzati della rivista. Era sempre al 7º all'8º posto. Quindi sfatiamo questo mito. Iniziando Yawara, Naoki avrà ritmi ancora più serrati. Ricordiamo, nell'83, 96 pagine.
Nell'84 171. Ora con solo Pineapple che è bimestrale e Yawara settimanale, siamo a 130 pagine al mese. Al mese. In Yawara possiamo vedere molte prime volte di Urasawa. Comincia a impostare molte scene come se fossero davvero cinematografiche. Inconsciamente assorbe ispirazione da serie TV che ha amato nel corso della sua vita. Avete mai pensato al rapporto tra Yawara e Jirogo, paragonato a quello di Samantha e sua madre in Vita da strega? Per stessa missione di Naoki può essere stata una cosa inconscia. Lui adorava quella serie. E più in generale pensate allo stile dei suoi disegni e a Pepper Moon. In Yawara abbiamo anche la frase per cui il maestro prova più imbarazzo. La scena che cancellerebbe, se potesse, tra tutte le opere che ha mai fatto. Yawara, capitolo 10. Dedicarsi a qualcosa con tutte le proprie forze è una cosa stupenda. Una frase di cui si vergogna terribilmente ancora oggi. Qui vengono creati personaggi che non definirei villain, ma più magari stronzi. Come Sayaka. Insomma, il giusto allenamento per ciò che verrà dopo. Choco. Qui il maestro può provare anche per la prima volta la tecnica del cliffhanger. Il finale sospeso tra un capitolo e l'altro, perché vi ricordo che finora avevamo tutti i capitoli che iniziavano e finivano. Qui invece stiamo facendo le cose in grande. Possiamo finire un capitolo con una mossa di judo che non sappiamo come andrà a finire, o con una dichiarazione amorosa di cui avremo la risposta solo nel capitolo successivo. Nell'89 uscirà l'anime, è il tempo della consacrazione. La popolarità di Yawara è alle stelle, 66% di gradimento. Gli anni successivi si prospettano magnifici, ma c'è un problema. Per quanto la popolarità sia alle stelle, i lettori e la casa editrice siano entusiasti, Urasawa aveva scritto tutta la storia in modo che finisse nel 92, con le Olimpiadi di Barcellona 92. Quindi abbiamo concluso un manga che aveva successo, con cui la casa editrice vendeva tantissimo. È inutile dire che la scelta di Naoki non piacerà. E per usare un eufemismo glielo faranno capire molto presto. Ma questo noi lo vedremo tra poco. Cos'altro è successo dopo la pubblicazione di Yawara nell'86? Beh, nel 1987 uscirà un nuovo ciclo di storie brevi. 7 storie brevi. La raccolta si chiamerà Dancing Policeman. E al suo interno avremo Singing Policeman, in cui il protagonista sventerà una rapina. Running Policeman, in cui salverà una collega rapita. Shooting Policeman, in cui farà la sorveglianza di una scuola durante la cerimonia. Fishing Policeman, in cui sventerà una truffa con un quadro rubato. Jumping Policeman, in cui farà la guardia a un dormitorio femminile. Flying Policeman, in cui sventerà un furto di gioielli con rapimento annesso. Swimming Policeman, in cui sventerà una rapina in spiaggia. Nel 1988 inizierà Master Keaton, che sostituirà proprio quest'anno Pineapple Army. Una sorta di passaggio di testimoni tra i due. Con Master Keaton passiamo da un ex soldato, un militare fatto e finito, una figura dura, ruvida, a qualcosa di più morbido. Passiamo a un ex membro del SAS, che ora per vivere fa l'investigatore privato. Lo facciamo un po' distratto, sulle nuvole. Sarà perfetto. Master Keaton durerà 18 volumi, dividendosi in 144 capitoli. Ognuno sarà una storia breve ambientata in qualche parte del mondo. Non l'ha ideato Naoki, lui lo disegna. E dirà più e più volte di non sentirlo suo, lo dirà ovunque. Del tipo, ciao Naoki, hai visto che sole oggi? Risposta, Master Keaton non lo sento mio. Ci sono proprio interviste in cui forza la risposta per dirlo. Io lo so, i ragazzi lo sanno, quelli che non lo sapevano ora lo sanno, lo sappiamo. Inizio 92, sta per finire Yawara. E dentro al maestro comincia per la prima volta a sorgere un sentimento mai provato per altri autori. Per la prima volta prova invidia. 3 anni prima, nell'89, era uscito un manga particolare, rivoluzionario per quegli anni. Un thriller. Aia, era uscito Kiseiju. Parlando con Nagasaki disse, dovevo farlo io. Ora che ne ho collezionate 3. Monsters sarà la sua risposta a Kiseiju. Monsters sarà la sua risposta al genere thriller. 1992 finisce Yawara. La casa editrice non l'ha presa bene. Ma tant'è, Urasawa ha voglia di scrivere un thriller. Ce l'ha in testa da un po'. Già prima di Yawara voleva disegnare qualcosa di forte, magari ambientato in un ospedale. È un fan di Stephen King come moltissimi altri giapponesi all'epoca. Vuole essere il primo a creare qualcosa di nuovo, rivoluzionario, che non si è mai visto nel mondo manga, in cui far sfociare la sua passione per il genere thriller. Ma la Shogakukan si presenta a casa di Naoki. Tutti i pezzi grossi si presentano a casa di Naoki. Yawara aveva avuto troppo successo. C'era un vuoto incolmabile, il pubblico voleva una seconda serie, ne voleva ancora. Ma Naoki era deciso, Yawara è finito. Così la Shogakukan, cito, lo supplicò di fare un altro manga su uno sport femminile. E mo so cazzi, litighiamo con tutti? Magari cambiamo casa editrice? O facciamo i professionisti e accettiamo la richiesta? Naoki si comporterà davvero professionista, mettendo nel cassetto ancora una volta quell'idea su un manga thriller. E iniziò quindi a pensare a un nuovo manga su uno sport femminile. La prima idea, indovinate, fu la pallavolo. Siamo andati vicinissimi ad avere un manga di Urasawa sulla pallavolo femminile.
una storia sullo stile Yawara, pallavolo, amore. Intervistò anche delle giocatrici, ma non era convinto fino in fondo. Se ci pensate, l'obiettivo finale sarebbe stato di nuovo le Olimpiadi. Quindi ripiegò sul tennis, un altro sport di uno contro uno, più gestibile. Qui l'obiettivo finale potrebbe essere Wimbledon. E deciso, farò un manga sul tennis, lo chiamerò Happy. Ma non lo voglio smielato come Yawara. Happy dovrà rappresentare il mondo in modo più adulto, più cinico. Happy sarà lo specchio di Yawara, il suo opposto. Perché là fuori si sa, il mondo non è tutto rose e fiori. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori. E poi, visto che mi hanno fortemente consigliato di fare un altro manga su uno sport femminile, per non dire quasi costretto, voglio creare qualcosa di mio che rappresenta veramente la società odierna. Qualcosa che rompa gli schemi, che possa sentire veramente suo. Qualcosa che gli tolga quella fastidiosa etichetta che si sta portando dietro da 3 anni, quella di autore mainstream. E perché no? Qualcosa che rompa i marroni la direzione. Urasawa voglia di sfidare se stesso e il mondo. Happy avrà premesse opposte rispetto all'opera precedente. La protagonista rispecchierà perfettamente le condizioni in cui si trovava il maestro all'epoca. Dopo la partenza e la piega dei primi capitoli, si capisce subito che non sarà il solito classico manga smielato adatto anche ai bambini delle elementari, ma qualcosa di più adulto. Primo capitolo, BAM! Sopland. Per chi non sa cos'è, è un posto dove gli uomini vanno a farsi lavare da donne mezze nude, o completamente nude e non si fanno solo lavare. Bam! Con un solo capitolo abbiamo tagliato fuori il 50% del possibile pubblico. E in più qualsiasi adattamento anime. Secondo me se l'era proprio legata al dito la cosa che non gli facevano fare il thriller. Il maestro verrà abbandonato da tutti, casa editrice e tutti gli editor della redazione. L'unico amico che gli resta è ancora una volta Nagasaki. Qui non abbiamo una Yawara carismatica e per cui tutto il Giappone fa il tifo, ma una Miyuki ingenua che tutti odiano. Nemico di pubblico, stampa e avversari. Qui non abbiamo un obiettivo candido e puro come vincere le Olimpiadi, ma fare soldi col tennis per ripagare un debito. È l'antitesi di una protagonista. Urasawa definirà Yawara un veleno che ha cambiato la vita a tutti. Nel 1993 verrà pubblicato Happy. Nel 1994 uscirà Jirogo, 9 capitoli, che a tutti gli effetti è un prequel di Yawara. Qui vedremo Jirogo da giovane. Per chi non ha letto, Jirogo è il nonno di Yawara, campionissimo di judo. Sempre nel 1994 finirà Master Keaton col 19° volume. Ed eccoci qua, una serie finita e non mi sono mica tolto dalla testa quell'idea del thriller. E quindi perché non cominciare subito? Tanto sono abituato ormai a disegnare 2 storie a tempo. Certo è logorante? Certo, sarà ancora più difficile. Perché se prima facevo da solo Happy e disegnavo Master Keaton, che ricordiamo scrivevano altri, ora dovrò pensare a creare e disegnare tutto io. Ma posso farcela, devo farcela, voglio farcela. Sarà un altro scalino nella mia vita da mangaka. E quindi nel 94 su Big Comic Original esce il primo capitolo di Monster. Ci credeva così tanto che dichiarerà, questa volta, faccio sul serio. Questa è l'opera che vuole fare da sempre. Da quel lontano 86 in cui aveva già in mente una storia con incipit in un ospedale. E indovinate qui da dove partiamo? Ma da un ospedale! Ok, tutto per la prima volta in carriera sembra incastrarsi alla perfezione. Ma c'è una cosa che ancora non mi va giù. Chi sei giù? Volevo essere io il primo a fare un thriller, non l'ho mai negato, anzi, perché non l'ho fatto, volevo essere io il primo a fare un thriller nel mondo dei manga. Ah, se solo me l'avessero fatto fare! Ma ehi, sono Naoki Urasawa. Quindi se qualcuno ha fatto un thriller prima di me, io farò il primo thriller maturo nel mondo manga. A me che piacciono i record, quando ho sentito tanta determinazione mi è venuta la pelle d'oca. Nagasaki in questo momento non è il suo editor. Ma che fai, a questo bell'uomo non gliela fai una telefonatina? Mica ci fidiamo degli editor che ci dà la casa editrice. E fa benissimo a contattarlo, benissimo. Ma di questo parleremo tra poco. I due si sentono e stanno pensando a una storia tipo Il Fuggitivo, che era una serie TV del 63, che però si mischia anche insieme a un moderno Frankenstein, in cui troviamo tutta la parte del tormento interiore del dottore, che crea un mostro e poi vuole riparare i suoi errori. Eviterei di parlarvi della trama di Monster per quanto è famosa, ma visto che vuole essere un video definitivo, spendiamoci un minutino. Monster è un thriller psicologico ambientato nella Germania pre e post crollo muro di Berlino. Il protagonista è Temma, un giovane quanto promettente neurochirurgo, che a inizio storia si troverà davanti a un dilemma morale. Scegliere se operare il sindaco della città, scelta tra l'altro fortemente consigliata dall'ospedale stesso, o un bambino arrivato in ospedale quasi a tempo. Temma deciderà di operare e salvare il bambino. Questa decisione non solo gli costerà la sua carriera professionale, ma segnerà per sempre la sua stessa esistenza. Perché proprio il bambino che salverà quella notte diventerà un serial killer.
Sentendosi responsabile, Temma parte in quella che può essere definita a tutti gli effetti una caccia all'uomo per trovare e fermare Johan. In questa storia affrontiamo temi profondi, come la moralità, il senso della vita, la natura del male. Nel 1995 uscirà Master Keaton Zoology, una raccolta di 14 mini-storie da 4 pagine l'una. Ogni storia avrà come protagonista un animale. Primo capitolo, gatto. Secondo capitolo, scimpanzé. Terzo capitolo, camaleonte. Quarto capitolo, squalo. Quinto capitolo, gabbiano. Sesto capitolo, cavallo. Settimo capitolo, carpa. Ottavo capitolo, corvo. Nono capitolo, giraffa. Decimo capitolo, castoro. Undicesimo capitolo, medusa. Dodicesimo capitolo, coniglio. Tredicesimo capitolo, gallo. Quattordicesimo, elefante. Una vera chicca. Qua finisce Monster, ha messo tutto, ha dato tutto se stesso. È esausto, ma felice per aver disegnato ciò che veramente voleva. Più o meno a tempo si concluderà anche Happy, che era ancora in corso. Siamo nel 1999, nasce sua figlia, sembra incastrarsi tutto di nuovo. È il momento perfetto per una pausa. È il momento di uscire e festeggiare con gli editor la fine delle pubblicazioni. Ma proprio al rientro da una di queste cene, Naoki si immergerà nella vasca per rilassarsi. Ah... prova soddisfazione per il lavoro svolto. Ma come abbiamo già detto, ai più grandi, più che il tempo di festeggiare dopo una vittoria, arriva il tempo di una scelta, e la mente di Naoki si mise in moto proprio in quella vasca. Quasi una folgorazione. Nazioni Unite. Una frase. Senza di loro l'intera vicenda del genere umano si sarebbe conclusa nel secolo precedente. Uscì di corsa nudo dalla vasca. Carta, una penna, mi serve una penna! Scrisse 20th Century Boys con l'idea. Non dichiarò mai se ancora nudo o si rivestì, ma inviò subito quel fax. Sì, fax in redazione. Questo fax. Ecco, una domanda da fargli in una futura intervista. Guardi maestro, abbiamo analizzato la sua vita minuto per minuto. Abbiamo un buco di 5 minuti tra lei nudo che esce dalla vasca e lei che scrive 20th Century Boys sul fax che poi invierà. Ci chiedevamo, era ancora nudo o si è rivestito? Urasawa pensa, cavolo, mi è venuta un'idea geniale, ma vorrei davvero prendermi una pausa. Però è il 1999 e il titolo che vorrei dargli è 20th Century Boys. Dovrebbe partire subito. E indovinate chi chiama per chiedere consiglio. Un nome a caso. Nagasaki. E qui chiamare Nagasaki non è stata una cosa buona e giusta, ma è stata la miglior scelta di Urasawa nella vita. Quando vi dico che Nagasaki è fondamentale, sentite questa. I due si sentono e Urasawa, come villain per la saga di 20th Century Boys, ha in mente dei kaiju, che se vi ricordate il mio pippone iniziale era una delle sue grandi fissazioni dell'infanzia. È per questo che serve approfondire le origini e leggere le opere in modo cronologico, perché capisci il perché di certe decisioni o certi pensieri. Comunque, Urasawa ha in mente i kaiju e chiede un consiglio a Nagasaki. Da molti anni ci conosciamo, ma questa è la prima volta che viene da me per consiglio o per aiuto. Nagasaki risponde, facciamo una setta, va. Urasawa non è convinto e ci penserà per una settimana intera. Settimana in cui gli verrà in mente la figura dell'amico. Torna da Nagasaki e glielo spiega. I due sono d'accordo. Nagasaki, grazie a nome di tutti i lettori di 20th Century Boys. Avete mai poi pensato a cosa può aver ispirato i due nella creazione dell'amico e della setta? Io sì, e ho indagato. Il manga ha forti analogie con molti eventi legati a una setta realmente esistente, Aum Shinrikyo, tradotto Insegnamento della Verità, fondata nel 1987, quindi 12 anni prima dell'inizio di 20th Century Boys. Nel 1994 la setta fece un attacco con gas sarin a Matsumoto. Nel 95 il famosissimo attacco nella metropolitana di Tokyo, sempre con gas sarin. Sapete che in Giappone non trovate cestini in giro? Sapete che è dovuto a un attacco terroristico, vero? Bene, l'attacco terroristico è proprio questo, quello del 95. Mi sembra palese gas sarin, analogia del virus nel manga. Il suo fondatore verrà condannato all'impiccagione. Impiccagione? Vi dice niente? Tra le sue file questa setta raccoglierà studenti e persone di ceti sociali elevati, poliziotti, dirigenti, politici. Verrà chiamata una religione d'élite. Vi ricorda nulla? Il suo creatore si farà rappresentare in manga e anime, e i temi ricorrenti delle sue parabole saranno armi spaziali, armi giganti, cospirazioni globali. Trovate analogie con qualcosa che conosciamo? Tutto quello che vi ho raccontato e molto altro è a vostra completa disposizione sulla pagina ufficiale di Wikipedia. Vi basta digitare Aum Shinrikyo. Mettendo assieme tutto questo, non vi ricorda tremendamente qualcosa? Nascerà quindi una storia a cavallo tra i due secoli, un continuo salto tra presente e futuro, che copre un arco narrativo di mezzo secolo, di 50 anni nella vita di Kenji, da 8
a 58 anni. Nascerà quello che viene definito dalla critica il capolavoro che ha definito un nuovo livello di qualità per i manga successivi alla Seconda Guerra Mondiale. Una storia che parla dello smarrimento dell'uomo moderno, l'eterna ricerca di un significato, l'influenza delle sette in Giappone e la voglia dell'uomo moderno di identificarsi in qualcosa. La storia parte in modo abbastanza classico. Il nostro protagonista lavora in un mini market per prendersi cura della figlia della sorella scomparsa. Lavora per prendersi cura dei bambini. E c'è di mezzo un fratello o una sorella scomparsi. Dove l'ho già sentita questa? Ci sarà tanta roba all'interno di questo manga, tanta roba che piace a Urasawa. Trasuda cultura pop in tutti i capitoli, dalla musica rock e robottoni all'Expo di Osaka del 1970. Ci saranno anche tante citazioni o autocitazioni. Da Kenji, ricercato nel volume 2 che si traveste con un costume da coniglio. Chiara autocitazione ad un'altra sua storia, Addio Mr. Bunny. Storia che è uscita nel lontano 84 che potete trovare in Naoki Urasawa agli esordi. Passando per il volume 9, con la scena delle recensioni sfondate che richiama l'iconica scena a Woodstock. E in quanti hanno colto che in una libreria all'interno del manga di 20th Century Boys compare Pineapple Army, altra autocitazione. Qui avremo anche il miglior cliffhanger della storia del maestro. Fine volume 15 della prima edizione. E così il mondo venne distrutto. Riadattato poi nella deluxe a metà del volume 8. Con, dopodiché, il mondo cadde in rovina. Immaginate se succedesse oggi. Aspettare magari 2 settimane per leggere il capitolo dopo. Cioè tu mi chiudi dopo un momento di climax estremo in cui mi mostri commessi viaggiatori che spargono un virus letale per il mondo con, e così il mondo venne distrutto. Cos'altro posso raccontarvi come curiosità? Beh, nel 2008 esce il film, tecnicamente la prima parte del film, perché sarà una trilogia. I 3 film usciranno tutti a cavallo tra il 2008 e il 2009. Il primo avrà il titolo L'inizio della fine, il secondo L'ultima speranza e il terzo Redenzione. Questi 3 film non sono mai usciti per la distribuzione italiana, né in DVD né in streaming. Ma perché vi sto parlando in maniera così seria di questo film? Perché qui abbiamo un finale alternativo, diverso rispetto a quello dell'opera originale uscito fino ad allora. Bleh, che schifo, avranno sicuramente fatto qualche porcata. Meglio il finale originale, quello fatto da Urasawa, starete pensando. Ed è proprio dopo questo discorso che, Houston, abbiamo un problema. Houston, abbiamo un problema. Abbiamo un allarme generale, Houston. Il finale del film è stato pensato e scritto da Naoki Urasawa. Vabbè, dai, allora lo prendiamo come uno spin-off. Sì e no, perché Naoki dichiarerà in tutti i canali ufficiali, cito, «Dentro di me so che il vero finale è quello cinematografico. Scacco, che diventerà scacco matto quando la domanda successiva risponderà. Vorrei che nella prossima ristampa del manga che faranno inseriscano questo finale. Boh». Dopo queste parole, secondo voi potevo non vedere il film? Ma di cosa stiamo parlando? Ho recuperato i 3 DVD e me li sono divorati. Ma secondo voi mi bastava? No. Sono andato anche a cercarmi 3 volumi speciali, approfondimento alla creazione e al film stesso. Primo volume con le immagini del film. Ve ne mostro qualcuna perché sono veramente, veramente belle. Sono anche quella del coniglio. C'è anche il cast degli attori. E poi un'intervista al maestro Urasawa. Volume 2. Con tutti i riferimenti scenici, i richiami al manga, tutto approfondito nei minimi dettagli. Dalle foto alle scritte fino ad arrivare ai piccoli oggetti. Volume 3. Quello che parla del nuovo finale, ricordiamo, il finale che Naoki stesso ha definito il vero finale. In più nel 2008 esce la miglior guida per comprendere 20th Century Boys. Apri il numero e subito SBAM! 4 pagine disegnate da Urasawa che si trovano solo qui e che fungono da trailer manga del nuovo film. E poi tutti i collegamenti alla cultura pop del manga, dall'Expo del 1970 a tutte le influenze derivanti da Astro Boy e personaggi spaziali, a tutte le citazioni a film esistenti, passando per le classiche interviste. C'è tutto, dall'allunaggio a Kennedy, persino i negozi di Dagashi. C'è davvero ogni citazione. Io non lo dico spesso, ma sono rimasto stupito da quanto sia fatto bene. Poesia. Ora, se io stessi guardando questo video penserei, ok, ma poi Urasawa è davvero riuscito a far uscire una nuova versione col suo nuovo finale? Sì, nel 2016 uscirà in Giappone un'edizione Kanzenban con il nuovo finale e nel volume di 21 Century Boys compariranno 4 nuove pagine inedite per l'edizione precedente. Da noi uscirà poi nel 2021 sotto forma di Deluxe Edition, questa qua. Aspetta Andrea, ma quindi la prima edizione non è completa? Il vero finale dichiarato da Urasawa è quello del film, che poi hanno aggiunto nella Deluxe Edition? Sì, la Deluxe Edition ha 4 pagine finali in più
che nella prima edizione non ci sono. Però, se si scava a fondo, veramente a fondo, troppo a fondo, c'è un oceano di cose da dire sul finale di 20th Century Boys e 21st Century Boys. E aggiungo che di solito è uno di quei discorsi dove nessuno vuole sbilanciarsi. Si usa la scusa "non dico nulla per non fare spoiler", oppure Urasawa, si sa, fa molti finali a libera interpretazione. Insomma, nessuno si sbilancia mai. Ma noi non siamo nessuno. Quindi facciamo un passo indietro e un piccolo recap. Ci saranno spoiler? Beh, sì. Tu vuoi saperlo, però tu no? Ok, allora facciamo così. Io metto qua in alto il simbolo pericolo spoiler. Per te che non sei interessato, vai avanti veloce fino alla scomparsa di questo simbolo. Perfetto, ora che siamo rimasti solo io e te, recap. Abbiamo detto che il maestro non stava bene fisicamente. Non ce la fa più e quindi chiude velocemente 20th Century Boys a inizio 2016, dove da lettore incontro il primo finale che il maestro mi racconta. Perché dico il primo finale? Perché lui stesso mette la parola fine. Lo scrive proprio nero su bianco, su Big Comic Spirit numero doppio 21-22 del 2006. Compare proprio la parola fine. Non sa se andrà avanti, quindi quello è il primo finale realizzato. In questa storia, deducendo le informazioni che ci dà l'opera, abbiamo due persone che hanno vestito i panni dell'amico, una che subentrerà all'altra. Uno è Fukubi, che sarà l'amico fino alla sua morte nel 2015. Quindi sopravvive alla caduta da grattacielo, sopravvive allo scontro tra robottoni, tra mille virgolette, nel capodanno di sangue, e che poi morirà nell'aula di scienze nel 2015 ucciso da Yamane. Osho controllerà che sia morto veramente e conferma che è morto. Anche il mangaka con cui è scappato di prigione dichiarerà che è morto. Insomma, è morto! Fino a questo momento, volume 15, abbiamo avuto un amico carismatico, vincente, capace veramente di mettere alle strette i nostri eroi. Da 16 in poi comparirà una nuova persona esteticamente uguale a Fukubi, ma senza carisma, disorientata, a tratti confusa. I protagonisti coglieranno il cambiamento. E Urasawa ce lo farà capire in ogni modo che è una nuova persona. La figlia Kana non lo riconosce. Dice che non è lo stesso che l'ha presa in braccio in passato. Chi sta intorno a lui lo trova cambiato, diverso, molto più nichilista. E come ulteriore nuova conferma, lo stesso amico, parlando tra sé e sé, dirà cosa farebbe Fukubi. Quindi in questo primo finale ci viene tracciata una strada chiara. Ci sono due soggetti che hanno impersonificato l'amico. E uno è subentrato all'altro. Uno è Fukubi, da inizio storia fino al 2015. Anno in cui abbiamo detto che morirà in quell'area di scienza ucciso da Yamane. E in questo momento un secondo soggetto si farà la plastica facciale e subentrerà nella scena della resurrezione con il Papa, diventando così il secondo amico. Questo primo finale si concluderà con l'amico colto di sorpresa da Sadakiyo, che è disposto a sacrificarsi pur di sconfiggerlo. Sui due precipiterà l'UFO contro cui si schianta il numero 13. Sipario. Cambio di scena. E dei due non sapremo più nulla. Quindi, finale da ipotizzare. Sono vivi? Sono morti? Cos'è successo? Beh, se ti si schianta un UFO sulla testa sarebbe da ipotizzare il peggio. Però abbiamo già visto l'amico scampare varie volte alla morte. Quindi, finale sospeso. Con una lettura veramente, veramente, veramente analitica e con un'interpretazione magistrale, o per essere più onesti, col senno del poi, noi sappiamo che il secondo amico è Katsumada, un altro compagno non di classe ma di scuola di Kenji, che però non si è mai visto. Sì. Non si è mai visto per tutti e 22 i volumi che compongono 20th Century Boys. Parere personale, un finale con le palle, perché dopo che ti leggi 22 volumi in cui, diciamocelo, un po' si è portati a voler scoprire e risolvere il mistero, a scoprire chi è l'amico, Urasawa ti svela solo chi è stato il primo amico e lo sostituisce con un personaggio mai visto. Forse citato sì e no per nome due volte, e riferendosi comunque sempre a lui come un personaggio morto alle elementari. Quasi a dire, ragazzi, fine della storia, non è così importante chi sia l'amico, perché l'amico può essere chiunque. Ed è questa la grande minaccia che deve fare paura. Ci leggo una metafora stupenda. E in un'intervista ci racconterà proprio di questa metafora. Esatto, non era importante quale fosse il suo volto, bensì rendere minacciosa la sua immagine. L'amico è inquietante proprio in quanto amico, quello generico, di cui non conosci l'identità. Passa qualche mese, da aprile 2006 a fine 2006. Leggende narrano di tavole consegnate il 25 dicembre. E il primo capitolo di 21 Century Boys uscito il 7 gennaio. Comunque, sono passati 8 mesi, il maestro si è ripreso dai guai fisici e scrive 21 Century Boys. Qui abbiamo a tutti gli effetti quello che dovrebbe essere la conclusione dell'opera, ma che molti considerano un finale alternativo, visto che darà qualche problema di continuità, perché riscrive molto, moltissimo, forse troppo, della trama di base. Questo nuovo secondo finale ci spinge a pensare nell'esistenza di un solo amico. Un amico dall'inizio alla fine dell'opera. Penserete, hanno tolto quello che non si sapeva chi fosse.
e hanno lasciato Fukubi unico vero amico con qualche scamotage. E invece è esattamente il contrario. Qui ci viene raccontato che Fukubi non è mai stato l'amico. Fukubi è morto alle elementari, forse in quella scena nel capitolo 172, quella in cui provava il trucco per la finta impiccagione, e qualcosa non va come dovrebbe. O forse successivamente, nella primavera del 72, in un modo a noi mai mostrato in nessuna scena, ma sì, lo raccontamo alla Boris. E questa mia affermazione trova proprio riscontro nell'ultimo capitolo del manga, dove vi viene letteralmente detto: quindi all'elementare era morto Fukubi, e non Katsumada come si raccontava. E quindi si scopre che Katsumada si è sostituito a lui. Katsumada si è sostituito a Fukubi morto. Sostituito a lui per tutta la durata dell'opera. Quindi, se tanto mi dà tanto, Katsumada padre di Kana, perché se Fukubi è morto alle elementari, Katsumada sopravvissuto quando si è lanciato dal palazzo nel Capodanno di Sangue. Katsumada sopravvissuto alla guerra tra robottoni. Katsumada sopravvissuto dopo che gli hanno sparato nell'aula di scienze. E tutti hanno dato conferma della sua morte. In più, proprio per obbligarci a credere in questa nuova verità, ce lo scrive proprio. Viene proprio detto Fukubi morto durante le vacanze primaverili, subito dopo aver finito le elementari. La wiki stessa dedicata a lui dirà, cito, Fukubi morto dopo il diploma alle elementari e Katsumada ha imparato tutto su di lui per imitarlo perfettamente e assume la sua identità da bambino. Quindi, fatemi capire, si è sostituito a lui a 11 anni? Si sostituisce a lui a 11 anni e nessuno, genitori compresi, se ne accorgono? In questo modo però saltano tantissime cose. Tutto il discorso della plastica facciale è portato avanti per interi volumi, perché se ricompare per la prima volta alla cena di classe, dove nessuno si ricordava di lui, lui si presenta lì per la prima volta come Fukubi, già con quella faccia. Quindi dopo non avrà bisogno della plastica facciale, è già lui. Se Katsumada è sempre stato l'amico e Fukubi è morto nel 72, com'è stato possibile ricreare un mondo virtuale che replica la vita di Fukubi, pensieri compresi? Soprattutto nelle parti in cui Katsumada non compare e Fukubi è da solo. Dove ha trovato le informazioni Katsumada? Ci giochiamo davvero la carta di Katsumada vero resuscitato? Dopo che è morto per un colpo di pistola in quell'aula di scienze? Dopo che tutti hanno verificato la sua morte? Notare che così si perde completamente anche tutto il discorso di Donkey e della sua morte. Annulliamo anche i discorsi a inizio 21 Century Boys, o di quelli in 20 dove i sottoposti parlano di un'altra persona, un sostituto. Qualcuno poco attento potrà pensare a un cambiamento interiore, e invece no. Perché per non lasciarci dubbi ci fanno vedere una foto, e si parla anche di quello esteriore. Ed è simile, ma non è lui. Continuo. Gli appunti del leggendario investigatore Chu, in cui compare la frase «C'è più di un amico?» Ce ne sarebbero altre mille di incongruenze. Vi ho fatto vedere più di una ventina di scene. Potremmo andare letteralmente di capitolo in capitolo e la cosa sarebbe solo più che evidente. Quindi si torna sempre lì. Katsumada sostituisce Fukubi. Tante incongruenze che hanno portato la parte più estremista dei fan a escogitare una teoria estrema. Ve la cito giusto per farvi capire dove siamo arrivati con alcune teorie. Katsumada e Fukubi sono sempre stati la stessa persona. E così si spiegherebbe il perché uno sapeva tutto dell'altro. Si spiegherebbe il perché di alcune scene, come quella in cui si guarda allo specchio senza sapere chi è. Uno sdoppiamento della personalità magari nato in quell'aula di scienze dove stava provando l'illusione dell'impiccagione, dove i suoi amici hanno detto «lui lì è morto, lui lì è rinato». Ma rimarrebbero anche in questo caso alcuni dubbi. Come interpretiamo la scena in cui compaiono due bambini mascherati? Secondo me, e sto dando un assist a questa parte di lettori, più che la stessa persona, per chi si vuole giocare la carta di Katsumada unico amico, una persona singola fisica ma con due personalità distinte. Tornerebbe anche così il discorso delle date alterate all'interno del VR, sballate perché sono i ricordi di due persone mischiati. O meglio, Katsumada che prova a ricordare anche la vita di Fukubi, solo che il tutto sarà filtrato dal suo punto di vista. Così torna anche il discorso della mancanza di alcuni volti. Non li ricorda. Ragazzi, fatevi dire, tirata anche questa come ipotesi, che viene anche comunque debancata da quattro pagine dell'opera. Scena in cui vediamo Fukubi nella villa dei fantasmi guardarsi allo specchio. Ed è lui ad avere dei problemi di personalità. Cambio tavola, 31 agosto. Tavola precedente alla scena in cui il professore informa la classe del trasferimento di Sandakiyo da scuola, di cui Fukubi non sapeva nulla fino a quel momento. La prima versione di 21 Century Boys si concluderà. Sì, ho detto la prima e al perché ci arriveremo tra poco. La prima versione di 21 Century Boys si concluderà con Kenji all'interno della simulazione, nel giorno in cui le medie durante l'intervallo aveva messo la canzone dei T-Rex 20 Century Boys. Scena in cui si sentiva un po' un rivoluzionario, pensava di cambiare il mondo nel suo piccolo. Azione che all'apparenza, come vediamo nelle prime pagine di 20 Century Boys, si era rivelato un fallimento, i compagni non si erano accorti di nulla. E neanche dagli insegnanti, da cui lui si aspettava come minimo di essere sgridato per la bravata, invece nessuno si è accorto di nulla. O forse
qualcuno si accorge della cosa. In queste ultime pagine scopriamo un retroscena. Kenji, mettendo quella canzone, ha interrotto involontariamente Katsumada che si stava suicidando. L'attenzione di Katsumada viene rapita da quella canzone, che interromperà il suo gesto per ascoltarla. Kenji, invece, deluso dal fatto che nessuno si sia accorto di nulla, andrà sul tetto dove, indovinate, troverà proprio Katsumada, il quale si avvicinerà a Kenji chiedendogli di essere suo amico. E così si concluderà 21 Century Boys, la prima stesura. Successivamente troviamo anche un terzo ed ultimo finale. Tra il 2008 e il 2009 uscirà il film live action e al maestro verrà una nuova idea, che inserirà proprio nella parte finale del film. Qui abbiamo quello che lui definisce il vero finale. Quindi la prima apparizione del vero finale per Urasawa è avvenuta col film. Ok, quindi i finali precedenti? Tutto quello che ci siamo detti finora? Il sensei sarà così entusiasta della sua nuova trovata che dichiarerà: mi piacerebbe che fosse inserito questo in una prossima edizione come finale dell'opera. E così verrà fatto, maestro! Nel 2016 in Giappone uscirà l'edizione Kanzenban, quella che da noi poi è uscita nel 2021, la Deluxe Edition. Qui, nel finale di 21 Century Boys, abbiamo quattro nuove pagine finali, che nella vecchia edizione non c'erano. Quattro pagine in cui siamo sempre sul tetto della scuola, dove eravamo rimasti nella vecchia edizione, ma qui vedremo Kenji e Katsumada che cantano insieme. E reggetevi, indovinate chi inventa il ritornello più famoso di tutta l'opera? Chi inventa il ritornello ozio spensierato? Katsumada. E Kenji lo aggiungerà alla sua canzone. Dopo questa rivelazione anche l'ultima copertina assume un significato molto più profondo. Quindi, riassumendo, in sostanza abbiamo tre finali usciti a distanza di anni. Uno bravo direbbe che in questi casi, nella testa dell'autore, il primo finale viene soppiantato dal secondo e il secondo viene soppiantato dal terzo. In più ci viene detto in maniera esplicita da Urasawa che il vero finale è l'ultimo da lui creato. Per quanto riguarda tutto quello che ci siamo detti prima, tutte quelle cose che non tornavano con l'aggiunta di 21 Century Boys, beh, sarebbe facile archiviare tutto con la scusa che al lettore a volte viene chiesta un po' di sospensione dell'incredulità. Insomma, il mettere da parte le normali logiche e regole che governano il mondo per abbracciare ancora meglio, immergersi appieno nella storia. Ed è questo quello che potrei dire per difenderlo, visto che oggettivamente con l'aggiunta di 21 Century Boys qualche buco di trama c'è. Anche più di qualche. Per non parlare di quei discorsi cominciati e mai terminati. Vedi il nuovo figlio dell'amico che Mitsuyo portava in grembo. E altre robe. Ma sorvoliamo. Qua siamo in due, mi sembra che l'unico fra noi due che sta facendo uno sforzo per evitare che io ti meni sono sempre io. La stessa persona che poi prima o poi ti menerà. Ma lo capisci? Lo capisco. E dai, su, scusa. Fa uno sforzo. Davvero, scusa. Dopo tutto questo spiegone vi dico anche la mia. Sarebbe scorretto tirarmi indietro proprio ora. Magari l'avete già intuito, ma voglio comunque dirlo chiaramente. Penso che 20 Century Boys e la prima parte di 21 siano state pensate e scritte per avere due amici. E non solo è quello che troviamo scritto nell'opera, ma proprio quello che quadra a livello narrativo. Urasawa chiuderà frettolosamente 20, non stava bene. Passa del tempo e inizia 21, sempre con l'idea del doppio amico. Vedi vari dialoghi a inizio volume, con addirittura Kenji che non riconosce il secondo amico, mentre tutti sapevano chi era il primo. Quindi abbiamo un inizio di 21 in linea con quello raccontato precedentemente. Ma cosa succede poi? Come deraglia la storia da questi binari? Urasawa sta scrivendo 21 Century Boys e a tempo sta parlando con gli sceneggiatori che faranno uscire il film. Film che uscirà l'anno dopo. In questa fase di sceneggiatura del film, fine primo quadrimestre 2007, esce l'idea di Katsumada, unico amico. Quindi da qui in avanti Urasawa cambia percorso, modificando in corsa 21. Successivamente, dopo la conclusione del manga di 21, con la fine del terzo film, verrà ideata da Sensei un'ulteriore nuova scena, che diventerà quello che lui definisce il vero finale e che, come da suo desiderio, verrà inserita nella versione deluxe che uscirà in seguito. Quindi, qual è il finale per Urasawa? L'ultimo, quello con un amico solo. Nelle stesse interviste, se messo le strette, parla solo di Katsumada. E forse fu per questo che mi passò anche la voglia di raccontarla in modo troppo enfatico. Volevo farlo in maniera sommessa, come se avessi deciso fin dall'inizio che fosse Katsumada. Per me, onesto come al solito, la storia funzionava con due amici. Quindi 20 Century Boys è perfetto. L'inizio di 21, bene. E poi abbiamo un non giriamoci attorno, una retcon palese e neanche troppo ben riuscita, che fa deragliare l'ultima parte di 21. Per Andrea, nel cuore di Andrea, gli amici sono due. Per tutti quei discorsi che ci siamo detti prima. Ultima curiosità, per chi si chiede se il film differisce per altro oltre il finale, partiamo col dire che il film, i tre film di 20 Century Boys, comprendono al loro interno anche 21, quindi è un'opera completa. Poi alla domanda, ci sono differenze oltre al finale?
Sì, Kana va da Miko World partecipando attivamente al programma, non collegandosi di nascosto dai sotterranei. Nella scena dell'impiccato c'è solo Yamada. Non sono in due, non c'è Sandakiyo. Come vediamo nel manga, come la stessa wiki ci dice. Vediamo Fukubi saltare dal grattacielo. E qui rispondono alla nostra domanda, come ha fatto a sopravvivere? Con un rampino che manco Batman. Il Fukubi sulla statua è un ologramma, quindi non salta in aria. Come sopravvive Kenji allo scoppio del robottone nel capodanno di sangue? Quando è proprio al centro dell'esplosione nel gabbiotto? Beh, vi ricordo, sospensione dell'incredulità. So che avete visto palazzi fatti a briciole. È un gabbiotto che sopravvive a una bomba nucleare e che viene lanciato a mille metri. Cade in picchiata che manco un meteorite. E Kenji che esce solo zoppicando. Ma ricordate, sospensione dell'incredulità. Qui non viene il Papa in Giappone, ma l'amico fa una parata stile Kennedy. Qui rivela Ocho il distintivo, Yamada arriva e gli spara. Qui non resuscita davanti al Papa per poi fargli da scudo e beccarsi un proiettile, ma risorge davanti al presidente americano. Ocho non guida il robottone per distruggere gli UFO, ma gli viene fornito un bazooka. Mettono un colpo di scena a caso facendoci smascherare l'amico e indovinate chi c'è sotto la maschera? Yoshitune. E per 30 secondi pensi, ma cosa? Poi arriva il vero amico e capisci. Poi ovviamente ci sono altre piccole differenze, ma penso che già queste bastino. Perché ho voluto parlarvene? Perché anche se in modo parallelo, essendo un medium diverso, come quello del cinema, in parte danno qualche spiegazione in più. Più o meno credibile, più o meno canonica. Come la cosa del rampino, la cosa dell'ologramma o Kenji che sopravvive all'atomica. Perché un po' tutti ci siamo fatti queste tre domande. Sono stato così meticoloso nell'analizzare tutti i salti temporali della storia che mi sono creato una mia timeline durante la terza rilettura dell'opera. Sì, mi sono letteralmente creato una timeline. Leggervela tutta forse è eccessivo, però ve la metto qui a lato, almeno potete vedere anche voi tutti i vari passaggi. Se devo puntualizzare su qualcosa, ed è un'ulteriore nuova prova di una retcon, mi autocito, per come il 70 e il 71 sono stati costruiti, sembra quasi che Naoki avesse bene in mente i fatti del 71 e quelli del 70 siano stati aggiunti in seguito, per far quadrare meglio la cosa. Ma torniamo a noi, dove eravamo arrivati? Giusto, nel 1999 dove era cominciato 20th Century Boys. Nel 2000 invece usciranno vari volumi speciali del maestro. Keaton Master Book, un albo contenente il materiale relativo all'anime di Master Keaton, approfondimenti sui personaggi principali, un'intervista al direttore delle animazioni, al character design e persino al compositore delle musiche. Di particolare interesse troviamo tutta la parte dell'analisi della sigla e i vari riferimenti storici all'interno dell'opera, opera che rispecchia poi quella originale, che è il manga. Poi, se mi chiedete la mia parte preferita, è quella dello studio, quella dove si vede quello che aveva in casa e come disegna, dandoci un'idea di come era lo studio in cui lavorava tra l'88 e il 94. Non so a che minuto siamo di video, ma... Comunque ricordiamo, perché il maestro ci tiene, che Master Keaton lui non l'ha scritto, lui l'ha solo disegnato. Salute. Acqua. Nel 2000 verranno pubblicati Naoki Urasawa gli esordi, volume comprendente 27 storie brevi, quelle degli esordi. Quelle che vanno dal 1980 con Magia fino ad arrivare a Dancing Policeman del 1987. Sempre nel 2000 esce 20th Century Boys Co-Star, la raccolta delle opere dei mangaka all'interno di 20th Century Boys. Le opere sono intervallate da pagine in cui vediamo anche i due mangaka protagonisti. Una roba alla Bakuman. 2002 il romanzo di Another Monster, che si pone come obiettivo di essere il seguito delle vicende trovate in Monster. Qui approfondiamo i misteri irrisolti nel manga. Facciamo luce sul passato di Tenma. E perché no, ci mettiamo anche un po' di pepe con dei nuovi omicidi. 2003. Pluto. La Tezuka Production cerca un mangaka per creare un'opera tributo ad Astro Boy. Contatterà la Shogakukan. Urasawa sente la voce e non sa come comportarsi. Si propone o fa il finto disinteressato sperando che glielo propongano. Il suo sogno mai celato e sempre dichiarato sarebbe stato quello di creare l'ultimo volume della Fenice. Il volume mancante, il volume del presente. Sogno talmente grande che in passato ha proprio contattato la Tezuka Production, chiedendo se poteva farlo completamente di tasca sua. Naoki sta aspettando ancora oggi la risposta. Sì, non gli hanno neanche risposto. Creare il rifacimento di quello che per lui è stata la Bibbia sarebbe... Ricordate l'Urasawa bambino di 5 anni e poi alle medie sempre coi volumi di Tezuka? Ecco, ne parla con Nagasaki. Decide che non l'avrebbe fatto fare a nessun altro, cito testualmente. Si fa coraggio, è l'occasione per realizzare il suo sogno. E magari, chissà, aprirsi uno spiraglio per quel famoso libro del presente. Invia le bozze con una sua idea alla Tezuka Production. E nessuna risposta di nuovo. Passano i giorni, le settimane, nulla. Poi un invito a cena. Da Makoto, Makoto Tezuka. Sì, il figlio di Osamu Tezuka.
Noki andrà a quella cena con una speranza nel cuore, poter realizzare il suo sogno, ma anche con una domanda in testa. Perché non sono stato più contattato? Perché non mi avete scelto? A metà cena Naoki si fa coraggio e sta per chiederglielo, quando all'improvviso udì le 9 parole più dolci che avesse mai udito nella sua carriera. Allora, signor Urasawa, mi raccomando, faccia un buon lavoro. Quello era un sì. Il sogno di una vita poteva realizzarsi. E in più gli viene chiesto di farlo con il suo stile. Un onore impensabile. La gioia si trasforma in ansia, l'ansia si trasforma in stress, lo stress si trasforma in orticaria. Non poteva sbagliare, doveva riscrivere, o meglio, ridisegnare ciò che per lui era la Bibbia. Aveva le idee chiare, rendiamo protagonista Gesicht. Gesicht. E io cosa ho detto? Insomma, rendiamo lui protagonista, in fondo è un investigatore. So scrivere quel genere di storie, lo faremo diventare un thriller. Parleremo delle relazioni tra umani e robot, della sottile linea tra vivo e artificiale. E indovinate con chi ha elaborato tutto questo? Nel 2004 in Giappone uscirà la Deluxe Edition, un'edizione da sogno per il manga che Urasawa sognava di disegnare. Quindi che fai? La recupero tutta. Recupero tutti gli 8 volumi che la componevano. E recupero anche tutti gli 8 gli inserti speciali ed esclusivi che erano usciti con questa versione. Non lo dico mai, ma in questo caso è doveroso. Speciali veramente potenti. Con il volume 1 di Pluto Deluxe abbiamo un book commemorativo della storia Il più grande robot del mondo. La storia da cui Pluto si ispira. Avere questo volume vicino a Pluto 1 è un po' come un passaggio di consegne. Pluto stesso è un passaggio di consegne. L'allievo che supera il maestro. Con il volume 2 di Pluto Deluxe abbiamo la riproduzione della scatola di cioccolatini della Meiji Marble Chocolate, con 4 adesivi all'interno. Con il volume 3 di Pluto Deluxe abbiamo... Vabbè, ma che livelli raggiungiamo? Ma che chicche vi mostro? Abbiamo un notebook, primo anno, classe D, Naoki Urasawa. Non ce la faccio, giuro, è un volume fuori di testa. Qui abbiamo una storia del maestro realizzata tra il 1975 e il 1976, quando era al primo anno di liceo. Qui abbiamo Rashomon. Se il nome non vi dice niente, è l'appendice di Pluto, che Urasawa aveva già creato al primo anno di liceo. Sì, ed è a tutti gli effetti una sorta di seguito di Pluto. Pluto 2. Qui Urasawa usava ancora lo stile di Tezuka. Non solo i disegni erano ispirati a lui, ma anche il movimento, fotogramma per fotogramma. A fine di questo volume Urasawa si prenderà in giro da solo, dicendo «Sì, stavo rubando lo stile di Tezuka». E continuerà raccontandoci come una volta disegnava con quello stile. E si scuserà nuovamente per averci mostrato un'opera così acerba, infantile, con le dimensioni dei balloon sballate. Si scusa perché sa che è difficile da leggere e che all'epoca era solo un dilettante. E ora arriva la bomba finale nelle dichiarazioni. Tuttavia sarei felice se potessi capire con affetto che questo è la continuazione di Pluto e riporlo nella tua libreria, firmato Naoki Urasawa. Maestro, grazie. Possiamo solo ringraziarla di averci mostrato il continuo di Pluto. Pluto 2. Cioè, è proprio un cerchio che si chiude. Lui lo sogna e fa già qualcosa che potrebbe essere considerato una parte conclusiva. E poi il sogno si realizza, viene contattato. Forse, anzi, togliamo il forse, il volume che mi dà più emozioni di Urasawa. Col volume 4 di Pluto Deluxe abbiamo un altro notebook. Secondo anno, classe D, Naoki Urasawa. Visitors, o meglio, visitatore. Storia di quando Naoki era al secondo anno di liceo, 1976-1977. Dato che l'anno prima aveva disegnato Rashomon, l'appendice di Pluto, qui ha deciso di fare qualcosa di più leggero. Un racconto con umani, robot e alieni. Nell'intervista che si trova nel volume dichiarerà: «Anche riletto oggi mi accorgo che non è poi così leggero. C'è un karma pesante e ringrazia anche qui Tezuka come sua fonte di ispirazione». Qui troviamo anche una pagina in cui fa un elenco dei suoi 5 libri preferiti. Volendo potremmo fare un approfondimento anche su questo, ma per il momento andiamo avanti. Con il volume 5 di Pluto Deluxe abbiamo una storia pensata il terzo anno di superiori. Return. I più attenti mi diranno, ma Return, prima vera opera che il maestro ha consegnato a una casa editrice, e con cui ha vinto un premio ed è anche pubblicata su Naoki Urasawa agli esordi. Corretto, ma fino a un certo punto questa è la Complete Edition. Qui abbiamo la storia completa come era stata scritta e pensata la prima volta, cioè con 44 pagine. Quella che conosciamo è la versione da 30 pagine, che ha dovuto subire dei forti tagli per essere pubblicata su rivista. Non poteva pubblicare 44 pagine, il limite era 30. Quindi noi conosciamo una storia adattata, non il primo pensiero creativo dell'autore. Qui e solo qui, in questo volume, abbiamo non solo la storia originale,
ma anche i bozzetti dell'opera che ha ispirato Naoki Urasawa a diventare un artista manga professionista. Con il volume 6 di Pluto Deluxe abbiamo un book dedicato a Lanciala verso la luna. Lanciala verso la luna è riferita alla mela, ma per chi ha letto la storia lo sa. Con il volume 7 di Pluto Deluxe abbiamo un book con le bozze di Pluto, in cui si può ammirare l'evoluzione di ogni personaggio. Sempre in questo volume c'è anche un'intervista con Nagasaki, che racconta di un Urasawa stanco fisicamente, ma di quanto abbia sempre dato il massimo. Con il volume 8 di Pluto Deluxe abbiamo due volumetti stile comics, sia nel formato, sia nelle copertine, sia nelle pubblicità sul retro. Questi due volumi contengono gli ultimi due capitoli di Pluto. Arriva il 2006, Naoki sta disegnando Pluto una volta al mese, e 20th Century Spoils, che dovrà chiudere in modo un po' brusco, sempre nel 2006. Qui per la prima volta la sua salute gli presenta il conto da pagare. Abbiamo visto come nel corso degli anni sia passato da 96 pagine l'anno a 171 a 1560. Come si è passato da disegnare una sola serie a mantenerne sempre due a tempo. Abbiamo visto come da un punto di vista tecnico e mentale si sia spinto sempre più in là, facendo sempre quello che lo appassionava, certo, ma non risparmiandosi mai. Ecco, è arrivato il conto. Naoki è stanco, distrutto. Il corpo non riesce più a sostenerlo, non riesce più fisicamente a disegnare. Qui abbiamo la famosa frase: non sapevo se sarei mai tornato a disegnare. Wow! Ma anche in queste condizioni porta avanti Pluto, uscita mensile con cui poteva prendersi tutto il tempo che gli serviva. Qui abbiamo per la prima volta un Urasawa che si sta arrendendo. O forse no. Anche in queste condizioni continua Pluto. Io non la vedo come una resa, io vedo un temporeggiare, aspettando ancora una volta di dimostrare che lui è più forte di tutto. In questo caso, anche di se stesso. Passano 8 mesi da quello storico 24 aprile dove ha chiuso bruscamente 20th Century Boys. Siamo al 25 dicembre, sempre 2006, e Urasawa ci fa il regalo di Natale, riprende in mano 20th Century Boys. Ma avevamo scritto fine e in più siamo nel 21 secolo. Nessun problema, lo chiameremo 21 Century Boys. E sarà la conclusione della mia storia. Durerà 16 capitoli e proseguirà per un anno, fino al 2007. Finisce una serie e che fai? Non ti butti sulla prossima? Ovvio. E sarà Billy Bat nel 2008. Ma prima, sempre nel 2007, avremo il tempo di far uscire altri due libri. Il primo è un libro intervista a Bob Dylan dal titolo Talking About Bob Dylan. Fondamentalmente è un libro botta e risposta, di cui non mi sarebbe interessato molto, se non mannaggia te Naoki. Urasawa mi va a inserire una storia di 30 pagine dal titolo Adventure of Bob Dylan. E che fai? Hai fatto 30, fai 31, 32, 33. Il secondo libro uscito nel 2007 è Naita Akaoni, e l'adattamento fumettistico a una storia molto famosa in Giappone, la storia dell'orco rosso e dell'orco blu, favola così famosa in Giappone da avere addirittura un film, risalente al 1964. E neanche a dirvi vari adattamenti anime, fumettistici o teatrali. Questa che ho in mano è la versione di Naoki. Ma di cosa parla la storia? Beh, è una storia di solitudine e amicizia. Papà Castoro vi racconta una storia. Papà Castoro, raccontaci una storia. Anche due storie. Papà Castoro, mettiti gli occhiali e leggiti tutto. Vieni qui, Papà Castoro, noi te lo chiediamo in coro. C'era una volta Akaoni, l'orco rosso, e Aoni, l'orco blu, nelle profonde montagne del Giappone. L'orco rosso voleva essere amico dei bambini, allora mise un cartello davanti a casa sua, con queste parole: questa è la casa dell'orco rosso, qui tutti sono i benvenuti, ho preparato tanti dolci per tutti. E sebbene aspettasse ogni giorno l'arrivo degli amici, gli abitanti del villaggio avevano paura di lui, quindi non veniva mai nessuno. E l'orco rosso si sentiva molto triste. Un giorno Orco Blu venne a far visita a Orco Rosso e lo vide così infelice. E così gli disse: ho un'idea, verrò con te al villaggio e farò finta di fare il prepotente con gli abitanti. Poi potrai venire in loro soccorso ed è così che sapranno quanto sei gentile e diventeranno tuoi amici. Poco dopo entrambi scesero al villaggio come previsto e Orco Rosso venne in soccorso degli abitanti del villaggio, diventando il loro amico, come aveva sempre desiderato. Da quel giorno in poi molte persone vengono a giocare a casa di Orso Rosso e lui è felice di averle a casa ogni giorno. Ma Orco Rosso si stava preoccupando per Orco Blu, così decise di andare a casa sua. Lì la porta era chiusa e vi era appeso un grande biglietto che diceva: caro Orco Rosso, sono felice che tu abbia molti nuovi amici adesso, ma temo che spaventerò i tuoi nuovi amici se ci vedranno insieme. Quindi andrò lontano, ma non ti dimenticherò mai. Addio, amico mio. L'Orco Rosso lesse il biglietto più e più volte mentre piangeva forte. L'Orco Rosso e l'Orco Blu non si sarebbero mai più rivisti. Un po' riassunta, ma il senso è quello. 2008, Urasawa passa in Kodansha. Com'è successo? Beh, l'hanno preso per sfinimento. Mentre disegnava 20th Century Boys in Shogakukan,
la Kodansha lo nomina vincitore per un premio di un suo manga. Una cosa un po' strana. Una casa editrice rivale che premia il mangaka di un'altra? Non si è mai visto, se non fosse che quel premio non è nient'altro che una scusa, un cavallo di Troia per avvicinare Naoki. O per cominciare a stalkerarlo, povero Cristo. Naoki stesso racconta che passavano a fargli visita tutti i mesi dopo quel premio, chiedendogli se avesse voglia di scrivere qualcosa per loro. E anche dando delle idee, ma non se ne fece nulla per anni. Ma le visite non smettevano. Era una corte serrata, alla quale a un certo punto Naoki cedette. Va bene, facciamo un'opera breve. Ho in mente l'immagine di un pipistrello. Il protagonista sarà un fumettista. E sì, avete capito bene. Inizialmente Billy Bat era stato pensato come tante storie brevi a sé stanti. Urasawa verrà accontentato su tutto. Materiali, ricerche, staff. E indovinate chi chiama? Nagasaki! E comincia a sfiorarlo un'idea. La prima idea era capitoli a sé stanti in cui muoversi nel tempo e nello spazio, cioè in luoghi diversi di diverse epoche. Ma questa è una cosa simile a quella che si fa nella Fenice. Noi potremmo passare da Gesù Cristo all'allunaggio, dai ninja a Kennedy, cosa che farà letteralmente. Oh mamma mia, e se mi stesse venendo l'idea per disegnare quello che sarebbe la mia Fenice? Un fumetto metanarrativo, il fumetto dentro il fumetto. Per la prima volta ci metterò anche personaggi reali, storici, cosa che non ho mai fatto. Personaggi tipo Hitler, Einstein, Gesù Cristo. Nella Fenice la nascita di Astro Boy sarebbe dovuta venire col volume centrale dell'opera. L'incidente di Tobio che diventa Astro Boy. Ce l'ho, allora io farò comparire il mio protagonista a metà storia, nel volume 11. Eh sì, Kevin compare nel volume 11. 2008 esce Maben, che in cinese significa dedizione allo studio con profondo impegno. Kenji Endo, che vedremo dopo chi è, scrive a inizio volume. Studia, non disegnare sempre manga. Maben è un artbook meraviglioso. Pieno di disegni meravigliosi. Il mio disegno preferito all'interno del volume? Beh, non posso mostrarvelo tutto, ma fidatevi. Tanta, tanta, tanta roba. Ah, sapete questa maschera dove deriva? Sì? No? Beh, ve lo dico io. Deriva dal ninja Hattori-kun. Sempre nel 2008 uscirà una raccolta di 4 storie. In Obluda, il mostro senza nome. Le fiabe tratte dal manga di Monster. Emil Sebe, Franz Bonaparte, Klaus Popp. Chi ha seguito Monster capirà. Dentro questo volume troviamo il mostro senza nome, l'uomo dagli occhi grandi e l'uomo dalla bocca grande, il dio della pace, il risveglio del mostro e una parte finale con gli schizzi di Helmut, quelli della madre di John e dei gemelli. 2009, in un'edizione speciale della rivista Brutus Casa, Naoki parlerà del film di 20th Century Boys, di tutti i riferimenti all'Expo del 1970 di Osaka e dell'Attore del Sole. Capitolo 1, l'era dei 20th Century Boys. Capitolo 2. Chi è Naoki Urasawa? Ci sono anche cose che addirittura in altre riviste di settore vengono poco approfondite. Qui no, qui sono scritte nel dettaglio. Qui vediamo anche lo studio di Urasawa, con angolazioni diverse e migliore rispetto a quelle fatte in Bamben. Capitolo 3. Come disegna Naoki Urasawa? Qui le pagine sono in carta, non lucide da rivista come le precedenti. Qui abbiamo sia bozze che foto, che fanno vedere come disegna. A metà volume troviamo anche un posterone. Complicato farvelo vedere senza staccare, ma molto 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 bello. E poi il capitolo 4, forse il mio preferito, in cui ci sono i più famosi riferimenti architettonici. La parte migliore però arriva sul finale del volume, dove troviamo delle tabelle che indicano qualità e difetti e su cui vengono messi i personaggi di Urasawa. Qui vediamo i più gentili, i geni, quelli dal carattere più maturo. Attenzione, vedo Choco, traspietato e infantile, non avevo dubbi. Ci sono anche i più goffi o i più talentuosi. Insomma, uno spettacolo. Nel 2012 Urasawa riprende in mano Master Keaton. Uscirà Master Keaton Remaster. 8 nuovi capitoli che diventeranno un volume, ambientati 3 anni dopo la fine della serie originale. Dal 2014 diventa presentatore e giornalista televisivo, conducendo Urasawa Naoki no Manden su NHK, dove intervisterà vari mangaka. Sempre nel 2014 verrà commissionata una storia per una pubblicazione francese. Aspetta, se l'hanno richiesta ai francesi? Sì. Sì, sì! È la prima storia scritta e pensata dal maestro per essere pubblicata da sinistra verso destra, col senso di lettura occidentale. Stop, stop, perché lo so già che adesso lui tira fuori il volume francese con la prima edizione della prima apparizione, perché solo lì, solo in quella rivista, solo in quella pubblicazione c'è la prima storia fatta e pensata da Urasawa per l'Europa. Ma non solo, perché lì ci sarà l'unica storia che ha mai scritto da sinistra verso destra. Ma lo so già! Sarà andato in Francia, sarà andato nella casa editrice e magari se lo sarà pure fatto firmare da un editor. Ma regolare, imbattibile, inarrivabile! Urasawa farà la storia nel 2014. Il titolo era Tajin Funin Solo Mission.
lo inviò ai francesi che lo pubblicheranno nel 2015 con il nome Mission en Solo. Lo pubblicarono in un'antologia per festeggiare il 40° anniversario della casa editrice francese Humanoid. Una piccola curiosità che posso raccontarvi è che a Horosaur era stato dato un tema molto preciso per la storia che doveva fare, ma indovinate? Se n'è fregato completamente e ha disegnato ciò che voleva. E i francesi, muti. E questa è una storiella che racconta spesso e che ha messo anche in fondo una raccolta di opere che vedremo dopo. E sempre dopo vi farò anche un breve accenno alla storia. Nel 2016 uscirà il volume Disegnare, disegnare a più non posso, l'official guidebook di Urasawa. Il volume conterrà la leggendaria intervista di 12 ore, 38 minuti e 21 secondi, fattagli da un redattore di Big Comic Spirit. Di base sono le storie che racconta in ogni intervista che fa, ma sono sincero, è fatta bene. Avere l'intervista in cartaceo con anche qualche foto e qualche disegno è tanta roba. Voglio fare i complimenti anche al redattore di Spirits, perché ogni tanto dava anche pareri personali, diceva la sua. Nel senso, non metteva mai in difficoltà il maestro, però si è mostrata molto preparata, quindi brava. Sempre nel 2016 finirà Billy Bat. Ah, un po' di riposo per il maestro. E invece no. Nel 2017 il Louvre, sì il Louvre, chiama il maestro e gli commissiona Mugirushi. Lo inviterà in Francia e gli farà visitare il museo. Gli darà tutte le conoscenze necessarie per disegnare l'opera. Ne nascerà un seinen ambientato in Francia e proprio al Louvre. In Italia è uscito in volume unico con doppia copertina. Questa non si può definire doppia copertina. Una copertina con dietro stampata un'altra. Una roba che solo a girarla si rovina. Figurati a ripiegarla per avere la seconda copertina. Non commento. Cioè si sta rovinando solo perché l'ho tirata fuori. In Giappone invece è uscita un'edizione stupenda, composta da un cofanetto meraviglioso, con all'interno due volumi da 18,5 cm x 26. Due volumi, due copertine. E ribadisco il cofanetto, anche l'interno, la cornice, l'esterno, il retro. È tutto meraviglioso. 2018. Bello Mugirushi. Ma vuoi mettere e tornare su una serie? Magari qualcosa di non troppo impegnativo? Stavo pensando a qualcosa di 4 volumi. Maestro, non ci crede nessuno. Sappiamo tutti che se lei parte non la si ferma. E infatti quello che era nato per essere una serie di pochi volumi prenderà il nome di Asadora, che oggi è già 8 in corso. Asadora è ancora in corso, quindi difficile dare già un parere definitivo. Ma possiamo comunque dire due parole. Urasawa, amante dei personaggi femminili forti, ricordate? Bene, qui la protagonista è una bambina dal nome Asa Asada, cazzutissima. Ricordate Urasawa, amante dei kaiju? Bene, qui il grande mistero dell'opera è proprio qualcosa che si ispirerà a quello. Urasawa, amante della musica? Troveremo anche quello. Asadora è un manga che parla di Asa, della sua crescita da bambina a adolescente, mettendo comunque in primo piano la ricerca, o meglio, svelare il mistero di quella che sembra essere una creatura gigantesca e sovrannaturale che sembra vivere al largo delle coste nipponiche, il tutto con il sottofondo delle Olimpiadi di Tokyo del 1964. E con tutta probabilità, visto la sottotrama di un personaggio secondario, le Olimpiadi di Città del Messico del 1968. Nel 2019 verrà pubblicato anche Echu, un volume con all'interno 8 storie brevi che vanno dal 1995 al 2018. Harry e Charles, la storia di due topi che devono attraversare la cucina per andare a prendere una fetta di torta, con il gatto che dorme al centro della stanza. 1995, 16 pagine. Lanciala verso la luna, bellissimo. La storia parte con un incontro tra un bambino e un vecchio, che successivamente scopriremo essere un medium. L'anziano rivelerà al giovane che un giorno vincerà un Pulitzer e altre varie cose, tra cui porta sempre una mela con te, gira a destra dove di solito giri a sinistra, o scava una tomba sotto il maialino. Insomma, cose apparentemente senza senso, ma che lo porteranno davvero a risolvere un caso irrisolto. Del 2006, 30 pagine. La band degli anzianotti. Urasawa si racconta, Urasawa si autodisegna e compare prima all'interno di un locale con musica dal vivo e poi durante un concerto di Paul McCartney e infine durante un'esibizione di Bob Dylan. Nascevano come tre storie distinte a cavallo tra il 2013 e il 2014, sono poi state ricollegate insieme in 6 pagine. Minchia, questo è bellissimo. Il regno dei kaiju. Oh là! Era una vita che voleva fare qualcosa con dei kaiju e finalmente dà sfogo alle sue idee ed è un capolavoro. I kaiju, che sarebbero mostri immaginari ispirati ad animali preistorici, in questa storia esistono veramente e attaccano Tokyo. Attaccano Tokyo ogni anno, penserete, sgomento e terrore da parte del mondo intero. E invece no. Diventano quasi una benedizione e il Giappone li fa diventare un richiamo turistico. Il nostro protagonista infatti sarà proprio un appassionato di kaiju di nazionalità francese, che andrà in Giappone per assistere a uno di questi attacchi. Ci saranno proprio tour guidati nelle zone distrutte. Ci sarà proprio merchandising, contrabbando di scaglie. Ma ora arriviamo alla vera domanda. Perché i kaiju attaccano Tokyo? Perché i kaiju attaccano sempre lo stesso punto? E con quella che sembra essere una regolarità particolarmente sospetta? Non ve lo svelo, questo voglio che lo leggiate. È veramente scritto bene.
2013, 40 pagine. Musica nostra, storia in cui il maestro ci parla della sua passione, ci fa vedere la contrapposizione della violenza scenica con cui suona un uomo, contrapposta alla dolcezza con cui lo fa una donna. Ci svela il perché le chitarre hanno quella forma e ci parla del suo viaggio a Los Angeles, che ha fatto sia per incidere la sua musica, sia per visitare Desert Trip in cui c'era un festival musicale a cui partecipava Neil Young e Paul McCartney. La storia si concluderà poi con lui che fa colezione in compagnia di Jack O'Neill, ex presidente della Apple Records. Prima che me lo chiedate, sì, lui era presente all'ultimo concerto dei Beatles sul tetto e racconterà la storia proprio a Naoki durante la colazione. 2015, 14 pagine. Tashin Funin, Solo Mission. Vi ho già raccontato la sua storia da un punto di vista editoriale, mentre la trama si sviluppa raccontando la storia di un essere di un altro pianeta, con un costume che può ricordare Ultraman, e che deve affrontare un pericoloso viaggio interplanetario per raggiungere il pianeta infernale. La sorpresa sarà proprio scoprire qual è questo pianeta infernale. Ripubblicato in Giappone nel 2016, 8 pagine. Da Mian, un mare di debiti dovuti al gioco d'azzardo. Ah no, rifacciamo. Un mare di debiti dovuti alle microtransazioni per i giochi online. In effetti così è più credibile. Dei tipi poco raccomandabili, un ragazzo dei poteri misteriosi e la commissione di un omicidio. Questi sono gli ingredienti di Dami Yan, 2016, 35 pagine. It's a beautiful day. It's a beautiful day, una storia che è stata raccontata a Urasawa da Enken, che è lo pseudonimo di Kenji Edo, uno dei massimi esponenti del folk giapponese. I due erano amici e la storia racconta proprio il gruppo musicale di Enken in tour. Un dopo concerto e ritrovarsi casualmente davanti al locale di striptease. E che fai? Sei già lì, non entri, entri. I ragazzi vedranno una spogliarellista esibirsi con un serpente, ritrovandola poi con grande stupore il giorno dopo, ma in tutt'altre vesti. La vedranno mentre passeggia in città, candida, pura, elegante. Kenji dirà: non avevo mai visto un paesaggio altrettanto incantevole in vita mia. Era come la copertina di It's a Beautiful Day. Quello che magari non sapete è che dietro a questa storia c'è molto di più. C'è la promessa di Naoki a Kenji di farne diventare un manga. Promessa che è stata mantenuta, ma non abbastanza in fretta per dar modo a Kenji di leggerla. Perché sì, Kenji è morto prima di poterla leggere. Il maestro al tempo della promessa era oberato con le serie in corso e non riuscì a farlo uscire, ma comunque non dimenticò mai quella promessa. Questa storia è dedicata proprio alla memoria di Kenji Endo. 2018, 17 pagine. 2020 esce Manon, due vinili con la musica di Naoki Urasawa. Vinili racchiusi in una cover devastante con all'interno un disegno meraviglioso. Ma mica ci accontentiamo. All'interno troviamo anche un volumetto con disegni inediti del maestro. E ve ne mostro qualcuno, dai, sono bravo. Questo è Manon ed è il volume che era all'interno dei vinili. Qui ci sono disegni che non sono mai usciti in nessun'altra raccolta e sono, cioè, sono disegni Pineapple Army e sono disegni usciti solo qui. Nel 2003 uscirà un album di Bob Dylan dal titolo Mixing Up the Medicine Retrospective, una nuova antologia dei brani di Bob Dylan. E voi mi direte, ma cosa c'entra ora questo? Beh, sapete chi è un grandissimo fan di Bob, vero? Eh sì, proprio lui. Naoki Urasawa farà uscire proprio con questo volume in allegato un manga sulla vita di Bob Dylan, che si intitolerà L'avventura di Bob Dylan e che ripercorre vita e opere del cantante. Sarà lungo 30 pagine e sarà incluso solo in questa edizione giapponese del vinile. In questo video vi ho parlato di un autore meraviglioso, che come abbiamo visto insieme ha avuto una crescita straordinaria, capace di reinventarsi sempre, ma al tempo stesso capace di portare con sé le parti migliori dei suoi lavori precedenti, adattandole sempre a quelli nuovi. Un uomo che ha realizzato molti sogni nel mondo dei manga, ma che ne ha ancora un paio. Il sogno storico di Urasawa sarebbe stato arrivare a 300 volumi per pareggiare quelli di Tezuka, che però nel frattempo è arrivato a 400. Ricorderò sempre l'intervista in cui diceva: ricordo quando ho pubblicato Dancing Policeman, ho pensato, me ne mancano solo 299. Io, per quanto capisca le difficoltà oggettive nel riuscirci, glielo auguro. E gli auguro, perché no, anche di realizzare quel suo altro sogno, forse quello più grande, quello di scrivere il libro del presente. Sarebbe la chiusura del cerchio definitiva. I sogni son desideri di felicità. Vuoi che ti parli di qualcos'altro? Ratchet? Vuoi che ti parli di Ratchet? Mashima? Ottima scelta. Vuoi che ti parli di Mashima? Pokémon? Un po' troppo semplice, ma si può fare. Posso parlarti di ciò che preferisci? In questa stanza c'è di tutto. Io posso farti un Vita Morte Miracoli su ogni cosa della mia collezione. Perché per essere un vero collezionista, prima devi conoscere ogni sfaccettatura delle tue passioni. Comprare non basta, leggere non basta. Conoscere solo le opere uscite nel proprio paese non basta. Approfondire gli autori non basta, conoscere le storie editoriali non basta. Solo mettendo assieme tutto questo si è dei veri collezionisti. Il collezionista, per come lo intendo io, è l'evoluzione più alta che si può trovare in natura.
Come ho sempre detto, non mi sono mai piaciuti i massimi esperti, ma i collezionisti sì, i collezionisti li adoro. Insomma, hai deciso di cosa parliamo la prossima volta? La tua attenzione è caduta su un videogioco e serie d'americano del 1989? Che tra l'altro non avevo mai mostrato in nessun video. Perfetto, parleremo di lui e della sua saga. Scena post-credit, sono in pigiama. Post-credit, non ho neanche messo i crediti. Rimediamo. Ok, ora è veramente una scena post-credit. Ti posso far vedere per chi è arrivato fin qua. Qualcuno magari lo saprà già. Intecato il numero 1 di Happy con ancora il relativo biglietto vincente. Con la firma e la dedica del maestro Urasawa. Per chi si chiede perché Happy, perché è semplicemente il mio manga preferito del maestro.